Benvenuti a Mare Mare, l'estate con Icaro, il programma su Icaro TV di Icaro TV sul canale 18 che vi dà gli appuntamenti da segnare in agenda per l'estate. Agosto è iniziato il mese delle stelle e noi oggi siamo qui con una stella, una star del panorama nazionale ma anche internazionale, perché siamo con Piero Maggiò, che è un attore ma è stato anche modello e ha avuto tantissime esperienze nella sua carriera, ha fatto anche televisione, lo ricorderete, gli impegni più recenti nel 2019 con Tutto Liscio, il film di e con Maria Grazia Cucinotta, Il Sorvegliante del Collegio, il reality Rai e poi ovviamente abbiamo detto star internazionale perché tra le tante cose ha anche recitato nel film Il Mandolino del Capitano Corelli con Nicolas Cage e Penelope Cruz. Grazie di essere qui con noi, Piero. Grazie a voi, buongiorno a tutti, è veramente un piacere essere qua e ti ringrazio per avermi chiamato per questa intervista. Piero Maggiò, con questa faccia non potevi che fare l'attore. Vediamo la tua somiglianza con Marlon Brando, ma non solo, perché assomigli anche a un altro grande artista italiano. Sei convinta di questo? Sì, adesso ancora di più. Ma forse un'estate fa, qualcosa così. Sentiamo un po' chi è. Un'estate fa, la storia di noi due era un po' come una favola. Questo è il grande Franco Califano. Grandissimo. Ti scambiano per Franco anche. Assolutamente sì, devo dirti che ho avuto anche il piacere di conoscere Cinzia Baccini, che è stata una sua corista storica, che quando è venuta qua in hotel, è venuta a trovarmi, ha avuto un momento come dire, ah, ma qui è tornato qualcuno, insomma. Infatti lui diceva, non escludo il ritorno. Senti Piero, questa è la tua vita, la spiaggia. Sì, allora da un po' di anni, dal 2020, mi sono trasformato da attore, diciamo, normale ad albergatore. Ho rilevato insieme a mio fratello l'azienda di famiglia, quindi ci scambiamo un po' i ruoli e mi sono appunto trasformato in albergatore, che è una via di mezzo fra albergatore e attore, anche perché un albergatore è un po' un attore, lo deve essere, no? Cioè, tutti i giorni dobbiamo recitare la nostra parte, fare i bravi, far divertire la gente, far tornare la voglia alla gente di venire qua in Romagna da noi, quindi io credo che anche ogni bravo albergatore sia proprio anche un po' un attore. E dicevi, siamo sulla spiaggia, la spiaggia di Rimini, la tua spiaggia, qui siamo a Marina Grande di Viserba. Di Viserba, sì. E quindi sei sempre sul set, diciamo? Sempre, sempre, da quando apro gli occhi a quando li chiudo la sera, perché a parte che a me piace proprio veramente tanto stare in mezzo alla gente, quindi parliamo di una cosa che mi gratifica in ogni momento. Quando un cliente lo saluto e va via dall'hotel, mi racconta la sua esperienza, mi dice ma sono stato molto bene, ma soprattutto mi sono divertito tanto, questo è il mio risultato migliore. Perché ognuno di noi può avere qualche pecca anche a livello strutturale, può esserci sempre il piccolo inghippo, ma quando uno si diverte tutto passa in secondo piano. Stare in mezzo alla gente, divertirsi è anche lo scopo di tutta la Riviera, ma in particolare per quanto riguarda il servizio che andiamo a vedere adesso, di Riccione. A Riccione ci si diverte fino al 24 agosto, infatti ritorna DJ on stage con tanti concerti di tanti artisti. Vediamo il servizio dalla redazione. Una programmazione per i più giovani ma anche per chi ascolta musica da qualche anno in più, da Raffa Gianni Morandi, da Rocco Anta Lazza e ricco il programma di DJ on stage che torna anche quest'anno sul palco di Piazzale Roma Riccione. Si parte il 4 agosto con Raffa e Dito nella Piaga, il 6 sarà la volta di Malika Ayan, Donatella Rettore, Tancredi e Albe. L'Eterno Ragazzo salirà sul palco il 18 con Gabbani e la rappresentante di lista. I concerti poi proseguiranno
quest'anno fino al 24 agosto. In ogni serata al fianco dei bighi concorrenti del contest, che ha visto un numero record di iscrizioni, oltre 535 quelli selezionati per esibirsi. Adesso dire quali sono i nomi per le persone viaggé, uno dice ma io che sono quel cantante, no, allora è vero, ce n'è un po' per tutti, giusto, scherzi a parte, ci sono nomi come Gianni Morandi, Malika Ayan, Gabbani, che piacciono a Raff, che possono piacere al grande pubblico anche più adulti, e ci sono anche quelli che piacciono in teoria ai più giovani, ma per esempio Arcomi a me piace, cosa sono? Non sono più tanto giovane anch'io, quindi vanno bene un po' per tutti, c'è Lazza, ci sono veramente Rocco Hunt, i nomi che fanno l'estate, i nomi di successo di questo momento, perché per esempio un nome come Lazza, che magari non è conosciuto a tutti, soprattutto quelli un po' più grandi, come dicevamo prima, e invece è al primo posto in classifica da più di un mese col suo disco, quindi è una grande presenza. E siamo tornati con il nostro ospite di oggi, Piero Maggiò, sulla spiaggia Marina Grande di Viserba. Senti Piero, il tuo legame con il mare. Noi viviamo qui, abitiamo qui, siamo nati e cresciuti qui. È difficile staccarsi anche quando poi nella vita si riescono a fare, come hai fatto tu, tante cose che ti portano poi fuori, no? Anche una carriera internazionale, l'esperienza col cinema americano. E si resta qua, perché? Allora, io ogni giorno che mi alzo ringrazio mia madre, perché dalla Valtellina si è trasferita in Romagna negli anni 60 e io quindi sono cresciuto qua. Il legame che io ho con questa terra è inspiegabile, proprio io racconto sempre agli amici, ai miei ospiti in hotel, che quando mi è capitato di andare a Roma, a Milano per provini piuttosto che per produzioni anche importanti che mi portavano via da Rimini per una settimana, ok, due settimane cominciavo ad avere un po' a vacillare. Io la terza settimana a Rimini ci dovevo tornare, mi mancava proprio la Romagna, capito? Io, come dico sempre ultimamente, mi sono trasformato di origine lombarda, amo la Romagna, sono un lombardolo, capito? Ne vedi mezzo fra un lombardo e un romagnolo. Ma nasce questa energia, la bellezza di questo panorama, la gente, la chiacchierata la mattina quando vai a prendere il giornale, gli ospiti che ti accolti vedono come se tu fossi il re della Romagna quando sei qua che li accogli, è una cosa inspiegabile. Io dico, mi ricordo anche quando feci il mandolino del Capitano Corelli che mi portò via da Rimini per 4 mesi, sono stato 4 mesi di fila sul set in Grecia. Bellissima la Grecia, nessuno dice di no, bello, ma io non ne potevo più. E quando il manager di Cage mi voleva parlare per mettermi sotto contratto negli Stati Uniti, tutto bene, ok, mi piaceva molto l'idea, ma quando mi ha detto, sai, devi rimanere qua almeno 8 mesi, l'ho guardato e ho detto, ci penso. Sei sparito. Ma Nicolas Cage com'è? E Penelope Cruz? Dacci un po' di gossip. Nicolas Cage è un essere umano fantastico, è un buon uomo e infatti secondo me anche la sua difficoltà poi che ha avuto con il fisco è stata proprio perché lui si fidava delle persone, perché è veramente un bravo ragazzo, direbbero qua a Rimini, è stato conoscerlo, è stato un privilegio, una fortuna e di una bellezza assurda. Penelope Cruz, un altro essere umano fantastico, perché io credo che se un attore funziona così tanto e piace così tanto alla gente, non può fingere tutta la vita, cioè è proprio perché nella sua essenza è un essere umano valido, buono e è un uomo giusto. Faccio un altro esempio del territorio, Raul Casadei, io quando l'ho conosciuto ho detto ma questo è un uomo, cioè mi viene proprio la parola, è un uomo giusto, proprio bello, giusto per il territorio, piacevole, buono con gli altri, disponibile. E queste persone qua che arrivano così lontano hanno questa caratteristica qua, per la mia esperienza personale. Sai Piero, alla fine quindi ci stai insegnando, ci stai dicendo che il successo è questo poi fondamentalmente, no? Sì. È essere bravi, essere dove si vuole, rimanere dove si vuole stare, no?
sì, ed essere delle persone per gli altri anche. Vivere, diciamo, vivere veramente, cioè essere veri, questo secondo me fa la differenza, perché è questo che poi arriva veramente al cuore della gente. Alcuni personaggi fanno l'esplosione e poi piano piano spariscono, no? E quindi, perché magari non hanno questa caratteristica che per me è fondamentale, è una cosa che un uomo che diventa un punto di riferimento o una donna che diventa un punto di riferimento per così tante persone deve avere questa caratteristica qua. Arrivare al cuore della gente, com'è l'ospitalità romagnola, arriva al cuore della gente. Allora io, Piero, sì, ti porto insieme al nostro inviato Stefano Rossini a bordo della sua 128 Special a Bertinoro. Bertinoro è tra le prime colline di Cesena ed è anche conosciuto come il borgo dell'ospitalità. Andiamo? Andiamo. Vai Stefano. Ciao a tutti, questa settimana siamo a Bertinoro, sulle prime colline sopra Cesena, un bel borgo dalle caratteristiche medievali, conosciuto anche come il paese dell'ospitalità, il balcone di Romagna, come si vede senza bisogno di specificare altro da questo bellissimo paesaggio, ma anche il paese del vino. Insomma, davvero tantissimi nomi lo caratterizzano, voi cercatelo come Bertinoro e sicuramente lo troverete. Adesso andiamo a parlare con la sindaca proprio in Piazza della Libertà, dove si trova la colonna dell'ospitalità, perché proprio sull'ospitalità Bertinoro ha fondato parte della sua storia, ospitalità di cui oggi ci sarebbe davvero bisogno di parlarne di più e farne di più, ma noi non lo facciamo perché sennò ci fanno chiudere probabilmente. Andiamo. Siamo in Piazza della Libertà, proprio nel centro di Bertinoro, con la sindaca Jessica Allegni. Ciao Jessica, buongiorno. Ciao, buongiorno. Come è stato detto, Bertinoro è la terra dell'ospitalità. Su questa piazza è stata eretta tra il 1200 e il 1300 la colonna delle Anella. Sono 12 Anella che rappresentavano ai tempi le famiglie nobili di Bertinoro, da cui i forestieri che qui si recavano e legavano il proprio cavallo ad uno di quegli anelli venivano automaticamente ospitati dalla famiglia corrispondente. Ed è un rito che si continua a rinnovare di anno in anno all'interno della festa dell'ospitalità, che è la festa principe del nostro comune, che si svolge ogni prima domenica di settembre. L'ospitalità è quindi un tema davvero sentito da Bertinoro? È un tema sentito, è un tema che caratterizza anche un po' tutta la nostra comunità, che è fondata sui valori della solidarietà, dell'accoglienza, del rispetto. E siamo un paese veramente che ha fatto anche del volontariato uno dei suoi punti di forza. Abbiamo un vasto mondo di associazioni, un grande interesse per la cultura, infatti abbiamo anche una programmazione culturale molto bella, molto ricca e interessante, che si svolge soprattutto nell'arco della stagione estiva, e poi soprattutto puntiamo sulla bellezza dei nostri luoghi, dei nostri paesaggi, come quello in cui ci troviamo oggi qui sul terrazzo di Bertinoro, che è considerato il balcone di Romagna perché da qui possiamo ammirare tutta la Riviera Romagnola. Nel centro storico c'è anche ancora una parte dell'antica Giudecca, il quartiere ebraico. Sì, c'è un quartiere ebraico che ha ospitato una vasta e importante comunità ebraica, ha dato anche le origini ad Ovadia Yareh, che è un rabbino, studioso e interprete della Mishnah, conosciuto in tutto il mondo. Tra l'altro proprio ieri abbiamo avuto la visita dell'ambasciatore di Israele in Italia, che è venuto proprio qui a riconoscere l'importanza del nostro borgo per la cultura ebraica a livello mondiale. Jessica, tra l'altro noi non l'abbiamo detto, anzi io mi sono dimenticato di dirlo all'inizio, ma Bertinoro è anche paese del vino. Paese del vino e dell'Albana soprattutto, infatti qui sotto di noi si trova la campana dell'Albana, che viene suonata ogni anno ad ogni inizio di vendemmia. E oggi chi arriva a Bertinoro, chi viene a visitarlo, cosa trova, che accoglienza trova? Intanto trova un borgo meraviglioso con tanti punti di interesse. Oltre a questa piazza, Palazzo Ordelaffi, che ospita la sede del comune, abbiamo una meravigliosa rocca,
che ospita un museo interreligioso e un centro universitario che è luogo di studi dell'Università di Bologna, tanti luoghi storici, la Pieve di Polenta, come dicevo prima un paesaggio meraviglioso, tante opportunità dal cicloturismo all'enogastronomia e tanta offerta culturale. Quindi invito davvero tutti a venire qui da noi. Siamo all'interno della Rocca di Bertinoro in una bellissima sala affrescata che oggi è utilizzata come aula per lezioni, per convegni e lezioni universitarie. Siamo in compagnia di Enrico Bertoni che è direttore del Museo Interreligioso ospitato sempre qui alla Rocca. Ciao Enrico, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Bertinoro. Grazie. Io ti chiederei come prima cosa di raccontarci un po' la storia di questa Rocca. La storia della Rocca di Bertinoro inizia nel X secolo quando si parla per la prima volta di un castello costruito in muratura sulla cima di Bertinoro, appunto. La rocca però, come la vediamo oggi, è frutto della ricostruzione avvenuta alla fine del 1500 ad opera del vescovo Giovanni Caligari. Da quel momento la rocca diventa rocca vescovile e tutti i vescovi hanno risieduto qui fino alla fine degli anni 60. Dopo un periodo di abbandono, all'inizio degli anni 90, l'Università di Bologna ha identificato in Bertinoro il sito per la realizzazione di un centro di alta formazione che inizialmente doveva occuparsi soltanto del Summer School, oggi invece è diventato uno dei principali centri congressi a livello internazionale nati da un'istituzione universitaria. Quindi all'interno di un'aula come questa vengono svolte sia lezioni legate ai seminari dell'Università di Bologna ma anche attività legate alla convegnistica del settore privato. Con la sindaca in paese abbiamo raccontato un po' anche la storia dell'ospitalità e soprattutto anche di una comunità ebraica, di una forte presenza di una comunità ebraica e diciamo l'accostamento col museo interreligioso viene un po' immediata. Qual è la storia di questo museo e che cosa racconta? Il museo nasce nel 2005 da un'idea del senatore Leonardo Melandri. Il museo interreligioso è dedicato al dialogo tra ebrei, cristiani e musulmani, quindi all'interno del museo troviamo in sintesi due elementi della storia di Bertinoro, uno legato alla tradizione cristiana. Bertinoro viene fondata da tre monaci provenienti dalla Britannia francese, la tradizione ebraica legata alla presenza di una comunità ebraica e soprattutto al fatto che qui è nato Vadiah Re, che è ancora oggi uno dei principali commentatori della Mishnah, e infine la presenza islamica dovuta al fatto che il primo insegnante di medicina dell'Università di Bologna è un bertinorese e all'epoca, siamo tra la fine del XII e l'inizio del XIII secolo, medicina si studia sul canone di Avicenna, quindi sul canone di uno dei principali intellettuali musulmani del Medioevo. Chiaramente la dimensione dell'ospitalità si lega all'ospitalità che viene data a queste tre tradizioni culturali all'interno del percorso del museo interreligioso, che si trova nella parte più antica della rocca, si trova nelle sale che risalgono alla fine del XII secolo. Questo percorso come viene svolto? Cosa trova chi il lo percorso, fa? Il percorso chi lo fa trova innanzitutto la dimensione degli aspetti storicamente comuni tra le comunità di origine abramitica. Quindi trova la figura di Abramo, trova la città di Gerusalemme, trova la dimensione e le specificità dell'unicità di Dio. È chiaro che da questi elementi comuni poi nel corso della storia sono nate anche comunità religiose diverse, quindi c'è un percorso identitario legato a ognuna di queste comunità religiose molto preciso, molto netto, e infine l'ultima parte del percorso che si snoda nella cisterna della rocca è dedicato al rapporto tra la ragione e la fede, che è uno degli elementi all'origine poi del monoteismo. Piero, eccoci, siamo tornati da Bertinoro. Adesso ci siamo riaccomodati qui nella spiaggia Marina Grande di Viserba. Ti voglio chiedere
che consiglio daresti a un ragazzo, una ragazza, una persona che comunque vuole intraprendere la carriera di attore? Tu nasci sportivo, poi hai lavorato nella pubblicità, sei stato anche modello, sei stato attore. Ecco, che consiglio dai oggi a chi vuole fare questo tipo di mestiere? Allora, il mio consiglio, ma non è un consiglio, secondo me è una regola proprio fondamentale, è quella di prepararsi, di studiare, perché il mio percorso parla in maniera diversa, perché io quando ho smesso di fare il pugile e sono sceso dal ring, che il ring è un po' come la telecamera, si è al centro dell'attenzione. Erano gli anni 80, vero? Anni 80, bravissima. E ho avuto la fortuna, visto la mia fisicità, il mio viso e così via, di prendere subito dei lavori, diciamo prendere che è un modo di dire, diciamo, il nostro tecnico. Però io poi appena ho capito che poteva essere una strada che mi sarebbe piaciuto percorrere, ho immediatamente cominciato a studiare. Andavo a Roma tutte le settimane in questa Accademia di Cinema di Beatrice Bracco e lì veramente mi è cambiata la vita a livello sia lavorativo che umano, perché anche fare l'attore, che sembra una cosa, ma faccio l'attore, non è un lavoro vero e proprio, è un lavoro, perché se tu sei preparato e sai come ti devi muovere, hai fatto una scuola che ti ha dato le basi, lo vivi meglio, perché sai cosa devi andare a fare. Esattamente quando Piero si dice che il duro lavoro batte il talento se il talento non lavora duro, quindi è questo che ci hai appena detto. Questa non la sapevo, ma è bellissima. Te l'ho insegnata. Me la posso rigiocare? Te la puoi rigiocare quando vuoi, bellissima. Citami. No? Hai parlato di step, no? Sì. E quindi giustamente di imparare a camminare con le proprie gambe, soprattutto nel lavoro, no? Essere certi di quello che si fa, dei passi che si fanno. E noi adesso andiamo proprio a camminare, perché abbiamo una rubrica dedicata ai cammini. Ti piace camminare? Piero? Tantissimo. Io mi sono posto come obiettivo minimo 15.000 passi al giorno e li faccio tutti i giorni. Un po' corto. E guarda come sei, informissima, informissima. Grazie mille. E allora noi adesso andiamo a camminare, continuiamo e proseguiamo sulla via degli Abati nell'Appennino e arriviamo fino a Pontremoli. Andiamo. Comincia ora l'ultima parte della tappa emiliana del percorso. Dopo un ultimo tratto di salita, si valica definitivamente la dorsale appenninica per scendere verso Pontremoli, punto nevralgico di passaggio per pellegrini e commercianti che da nord si dirigevano verso Roma. I giovani tuttora fanno un po' fatica, soprattutto a camminare diciamo senza, cioè, un obiettivo, ma così, solo per il gusto di camminare. Spesso la corsa ha il limite che attraversi troppo velocemente il percorso e poi, essendo quasi sempre percorsi comunque già indicati e guidati, non devi pensare al percorso né concentrarti troppo, e quindi spesso poi dopo si ricorda meno e poco del percorso fatto. Camminando hai molto più tempo e quindi te lo puoi gustare di più. Staccare un po' dalla vita di tutti i giorni e trovarsi in 3-4 giorni in mezzo alla natura. Il centro storico di Pontremoli si snoda su 3 corsi d'acqua ed ha quindi un cuore fatto di ponti. Pontremoli è anche un luogo di sperimentazione in epoca di smart working. Anche in questo caso, grazie a un'associazione che aspira a riportare, attraverso agevolazioni abitative, persone che possono lavorare da remoto e scelgono di farlo in questa zona di Appennino, magari ritornando dopo aver iniziato altrove il loro percorso. È un progetto che nasce dal basso, un progetto che nasce da persone, ragazzi pontremolesi, insomma, che magari hanno fatto esperienze fuori, anche all'estero, e che poi sono tornati con voglia di far vivere e, per certi aspetti, rivivere la propria città. Io lo vivo dal di dentro, mi sono sentito subito accolto. Quello che ha fatto la differenza all'interno di questo progetto è l'aspetto umano, senz'altro, perché sin da subito, nonostante restrizioni e chiusure, siamo stati accolti, insomma, a braccia aperte da una comunità che
nonostante fosse un pochettino dormiente dato il periodo, in realtà è comunque molto, molto viva, molto attaccata insomma, alla propria storia, insomma, al proprio territorio. La montagna è un'occasione straordinaria di ritrovare la propria solitudine, che non è l'abbandono, sono due cose diverse. Io vedo la solitudine come qualcosa di molto positivo, riuscire a parlare a se stessi, riuscire ad ascoltarsi, e la montagna aiuta davvero tanto in questo. Maggio anche personaggio televisivo, perché ricordiamo, l'abbiamo detto anche all'inizio, nel 2019 sei stato il sorvegliante del collegio, un reality che è diventato un cult. Ti chiedo, allora, la solita cosa che si chiede quando hai qualcuno di fronte che ha lavorato in un reality: ma è tutto vero? È tutto finto? Com'è stata quell'esperienza? Guarda, questa è la domanda che mi fanno tutti i ragazzini e tutte le mamme dei ragazzini. Sì, è tutto vero, non c'è un copione. Cioè, noi reagiamo realmente a quello che succede, non ho indicazioni, non ho cose. Io chiaramente so di essere il sorvegliante del collegio, so di dover far rispettare le regole, e quindi mi comporto come se veramente fossi il sorvegliante del collegio. Noi facevamo dentro il collegio, l'ultimo collegio che ho girato, 45 giorni, tutti i giorni dentro il collegio. Io da quando entravo in quel cancello a quando uscivo ero sempre il sorvegliante, non ho mai cambiato atteggiamento. Perché? Perché poteva succedere che in un momento fuori ripresi i ragazzi ti vedessero. E quindi tu devi essere il sorvegliante. Anche quando andavo a dormire la notte, avevo il pigiama del sorvegliante. Ero sempre in costume, sempre... E ambientato negli anni? Allora, il primo che ho fatto era ambientato nel 68. Quindi avevi un pigiama del 68? Del 68. E il secondo invece nell'82. E quindi, diciamo, l'82 era un periodo che io ho vissuto e che conoscevo molto bene. Quindi quando rivedevo nella televisione che loro guardavano i mondiali e tutto il resto, ho rivissuto un po' quel periodo che io conoscevo molto bene. A proposito di questo, mi piace sempre raccontare anche a chi mi conosce che io ho fatto una ventina di film più o meno, ma con il cinema, se non è un film che ha avuto un successo eclatante, difficilmente la gente ti riconosce, no? E noi attori siamo sempre un po' alla ricerca di essere comunque dei personaggi, no? Che magari la gente ti riconosce la strada. Bene, quando ho fatto il collegio questo è successo nel 2019, la gente, tutti i ragazzini mi correvano dietro e mi fermavano. A un certo punto nel 2020 è arrivata la mascherina per via del Covid, e quindi neanche quel periodo lì mi sono vissuto al pieno. Però l'esperienza televisiva del collegio è stata veramente una scommessa per quanto mi riguarda, perché non sapevo che cosa mi aspettava, ma molto molto bella, è stato molto gratificante. E tu continui con il cinema, perché il 10 di agosto che cosa succede qua a Viserba? Bravissima, il 10 di agosto abbiamo la proiezione del film La vita è un carnaval, regia Samuele Sbrighi, che è stato, diciamo, la prima volta che io e Samuele abbiamo cominciato a collaborare, e poi è nata un'amicizia che chiaramente ormai è un mio fratello acquisito. E questo è stato La vita è un carnaval, il primo film che abbiamo fatto un po' insieme in produzione, che ho seguito dall'inizio alla fine, ed è stata un'esperienza illuminante, molto bella. Quindi se vi capita, 10 di agosto in Piazza Pasquale a Viserba, La vita è un carnaval. E ce lo segniamo in agenda. Intanto ti salutiamo, grazie mille Piero Maggiò per essere stato con noi, è stato veramente molto molto piacevole. Anche per me, ti ringrazio molto. E adesso allora andiamo a vedere quali sono gli appuntamenti da non perdere di questa settimana. La rubrica è a cura delle voci di Radio Icaro. Trova
trovati al momento in cui vi segnaliamo gli eventi più interessanti di questi giorni. Partiamo con la musica. A Rimini, al Parco degli Artisti, ex Tiravolo, il 4 agosto alle 20:30 ci sarà Takas Gond, una serata dedicata a Secondo Casadei, simbolo della Romagna e autore dell'inno di una terra che anche grazie alla musica del maestro trasmette il suo sorriso. Il titolo della serata, Takas Gond, è una rivisitazione dell'incitamento che all'inizio del secolo scorso si diffuse in Romagna per far partire la musica. E passiamo invece adesso a Misano Adriatico. Dal 4 agosto al 23 settembre si svolgerà il Misano Piano Festival, la manifestazione di concerti dedicata al pianoforte promosso dal comune di Misano Adriatico in collaborazione con l'assessorato alla cultura di Gradara e con il contributo della regione Emilia-Romagna. Passiamo invece adesso a Montefiore Conca. Nella meravigliosa Arena Raciti, al cospetto della Rocca Malatestiana di Montefiore Conca, ci sarà la prima edizione del SIGE Jazz Festival, fino al 6 agosto. Si alterneranno musicisti jazz, sia italiani che stranieri, a 400 metri di altezza e in un'atmosfera ideale per apprezzare al meglio la musica ed emozioni. Adesso invece per il buon cibo segnaliamo dal 5 al 7 agosto, dalle 20:30 alla Rocca Malatestiana di Verucchio, tornano le cene medievali con l'organizzazione di Atlantide della Proloco di Verucchio. Tre serate per gli appassionati di rievocazioni storiche e per tutti coloro che vorranno vivere un tuffo nel Medioevo alla Rocca del Sasso. E concludiamo con una segnalazione che riguarda il buon bere. Il 5 e il 6 agosto torna Calici Sant'Arcangelo 2022. Dopo il successo smorzato di due annate segnate dalla pandemia e dalle restrizioni, l'evento all'insegna del buon vino e del buon cibo torna ad animare le vie di Sant'Arcangelo per due magiche serate. Ed è tutto per quel che riguarda la segnalazione degli eventi. Da Melissa Manfredi e da tutto lo staff di Mare Mare, buon divertimento e alla prossima settimana!